Poeti, 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 uscite dai vostri studi, aprite le vostre finestre, aprite le vostre porte, siete stati ritirati troppo a lungo nei vostri mondi chiusi, scendete, scendete dalle vostre Russian Hills, dalle vostre Telegraph Hills, dalle vostre Beacon Hills, dalle vostre Chapel Hills. San Francisco sta bruciando, la mosca di Majakovsky sta bruciando e le nuvole hanno i calzoni. Abbiamo visto le migliori menti della nostra generazione distrutte dalla noia ai readings di poesia. Tutti voi visionari da camera da letto e agitprop da gabinetto, tutti voi poeti alla Groucho marxista e compagni di ozio di classe che restano inattivi tutto il giorno e che parlano del lavoro di classe e del proletariato, tutti voi anarchici cattolici della poesia, tutti voi babysitter della poesia, tutti voi fratelli zen della poesia, poeti! Scendete nelle strade del mondo ancora una volta. Non aspettate la rivoluzione, o succederà senza di voi. Buongiorno, nuova puntata di Poeti e Poesie e Arti e Artisti, tutti insieme. Ne parlavo prima con la Nina Esposito, che ci ha portato i suoi quadri, le sue donne, questi stati d'animo, un incanto, un gradito ritorno. Gaetana, alias Nina Esposito, lei è vive vicino a Caserta, insomma, di Casal di Principe, ed è autodidatta per l'arte, ammesso poi che nelle scuole d'arte si escano i veri talenti eccellenti e non invece il contrario, che è proprio il talento sorgivo, naturale, l'estro, proprio connaturato a fare la grande arte. E comunque lei è psicologa, laureata in lingue, e devo dire che tutto si sente questo grosso lavorio, questa specie di adunanza di anime, corpi, destini, e comunque ne parleremo presto. Grazie Nina Esposito. Poi abbiamo un gradito ritorno, devo dire, sono amico da tanti anni, il mio amico Sabino Caronia, che è un scrittore, critico, scrittore, critico, anche poeta, adesso parleremo a lungo, lo conosco da decenni ormai, dal secolo scorso sicuramente, che è pure un millennio scorso, pensate che abbiamo avuto la fortuna di travalicare due millenni, di perdere un uno e di arrivare al due, non so poi che cosa sarà nel futuro, ma insomma va bene, e ci ha portato diversi libri, La ferita del possibile, con libro di poesie, e Come se provo a parlare, che è un libro di poesie, diciamo, fatto a metà con la moglie Diana, e soprattutto lo presentiamo oggi perché è il più recente, L'ultimo sorriso di Beatrice, eccolo qua, che è un libro di saggi, quindi è un libro di scritti di un vero scrittore come tu sei, che si è occupato di Kafka, che ha i tuoi racconti, L'ultima estate di Moro, eccetera, sulla scrittura. Perché è importante? Perché comunque, come avviene anche con l'arte, il culto della buona e bella scrittura non deve, ha la capacità di non farci perdere le radici. Qui ci sono tanti autori classici, moderni o anche antichi, che noi abbiamo amato, con cui ci siamo formati, hai capito? E non dobbiamo perdere di vista, perché altrimenti poi non abbiamo più anche unità di misura, capacità di colleganza, e vorrei dire anche una visione del mondo, credo di poter dire che sia più sana, più armoniosa. E tutto questo avviene anche con il mio amico Raffaele Ciminelli, che tra l'altro sono contento di poterlo dire, è uno dei partecipanti e a suo modo anche leader del mio laboratorio di poesia, perché insomma, negli anni, incontrandoci presso Pagine proprio il mercoledì a Roma, grazie Luciano anzi per questa ospitata, insomma, per questa ospitalità, riusciamo a lavorare tutti insieme sulla poesia. Io posso dare dei consigli per esperienza, per secondo il mio gusto, il mio talento, però insomma la poesia, l'appetito viene mangiando, e la poesia ti ingloria, ti aiuta proprio via via che la fai, la leggi, ti esponi, e questo aiuta molto anche a sentire le poesie degli altri, come aiuta molto in una mostra, ne facciamo tante con Luciano, e tu lo sai, e anche vedere cosa fanno gli altri artisti, perché diventa un banco di prova, un confronto, un aiuto, si può arrivare anche al sodalizio.
E quindi Raffaele Ciminelli, anche un poeta, un narratore, In solitudine, Angelo Rosso, ecco, mostriamo questi libri. Ma insomma, soprattutto è un uomo che, e questo è importante, prima parlavo con Sabino di Carlo Bo, un grande critico che tutti si sono dimenticati. Carlo Bo ha cominciato prima degli anni 40, insomma, parliamo di quella generazione lì, con un suo piccolo saggio di percorso che era anche un po' un manifesto, che era Letteratura come vita. Non so se uscì sul frontespizio, insomma, erano il periodo in cui Luzzi era giovane, Luzzi della Barca, di Avvento Notturno, Spagnoletti stava a Parma, come Macri. Era un periodo in cui si ritrovavano questi giovani di quella generazione. E credevano che per prima cosa, al di là degli orpelli retorici, eccetera, che erano sempre in agguato, specialmente in quel periodo lì, è chiaro, e loro dovessero ritrovare la letteratura come con una consuetudine di vita, come immagino, vorrei anche presentare Luca Romano, sei venuto qui tante volte, mi hai portato questi tuoi libri, queste presenze in rivista, facciamo vedere le tue parole. Ma sono quelle nuove? Sì, Sì, sono le mie ultime le parole, ultime. nel senso buono. Sì, Vorremmo ogni giorno avere l'ultima sì. parola, anche verso in famiglia, ma anche verso noi stessi. Cioè riuscire veramente, non lo so, Montale diceva non chiederci la parola che mondi possa aprirti. La parola giusta può anche aprire dei mondi, può anche aprire dei mondi. Io di questo non ho nessun dubbio. E vorrei anzi, proprio in questo senso, perché loro sono dei senatori, eccetera, vorrei che tu mi leggessi una cosa, magari breve, anche, forse anche amorosa. Vediamo un po' queste sono le ultime cose che hai scritto, no? Sì. Va bene, cosa vuoi leggere? Vuoi leggere il corso di computer? Sì, anche Che sì. mi Poi sembra molto dopo facciamo il divertente, coronavirus. dagliela. Intanto leggi il corso di computer. Sono corsi essenziali. Devo anche dire che Luca prende esperienza dalla vita, ma insomma, ha una sua amabilità, anche una sua ironia e autoironia, per cui dovete capire che state leggendo, vi sta leggendo insomma, delle poesie che ci aiutano anche a vivere, nel senso così che un po' Sì. scanzonate anche. È una poesia scanzonata la sua. Vai, Luca. Allora, il corso di computer. Sono stato a un corso di computer assai speciale, dove ho imparato a navigare in un'era digitale, dentro a un quadro rettangolare, dove tutto il mondo riesce a guardare e per lavorare senza non si può stare. Ho avuto un maestro assai singolare che ha sempre voluto scherzare. Molte cose ci ha voluto insegnare, prima in generale, poi in particolare, che tutto si può cercare, di tutto si può trovare, qualsiasi cosa si può fare. Sempre attenti bisogna stare, nei siti particolari ad entrare, perché dai virus non bisogna farsi fregare. Un corso assai originale, dove persone di qualsiasi età si sono volute segnare. Anche chi già a 90 o 95 anni era riuscito ad arrivare. Solo per imparare qualcosa da fare e il tempo a passare. Ma solo in pochi alla fine sono riusciti ad arrivare, perché qualcuno aveva da lavorare, altri non si riuscivano a impegnare e alcuni purtroppo in cielo sono dovuti andare. Su questa sequela di rime in are, no? Non sono le rime chiare in are di Giorgio Caproni, che ama tanto Sabino come il sottoscritto, però questa sequela, questa cadenza proprio, che diventa una Sì, filastrocca, quasi insomma. tutte le poesie Sì. uso. No, però ripeto, è vero che un corso di computer può diventare per paradosso insomma, un'avventura conoscitiva. Ed è vero anche che spesse volte ci sono anche dei vecchi, Sì, per infatti cui dice, io questo come è. sono arrivato a 90 anni, no, ma io devo ancora imparare, Infatti, are. questa è una poesia autobiografica perché è un corso che ho fatto realmente e poi così è Realmente. Sì, no, successo. ma si capisce anche da come. Perché un corso di computer non ne può parlare chi non l'ha fatto. Ah, Il questo fatto sì. di mettere l'evidenza sui vecchi, sui grandi vecchi lì presenti, è segno che ce lo stai testimoniando. E poi anche questa cosa del
il vostro professore, insomma, che vi diceva di entrare, fare questo quadratino, cioè, è un nuovo bene. Linguaggio. Adesso sono tutti abituati, ma io mi ricordo, perché io faccio parte della vecchia generazione ancora che scriveva con la lettera 22, quando siamo arrivati ai primi PC, cioè i personal computer o ai primi telefonini, è stato veramente un cambio non soltanto di rotta, ma forse anche di forma mentis, dicevano sì. I latini, eravamo un altro modo di pensare. Per me è diverso, come forse anche per voi, perché io vengo da lontano, non so, il digitale nato, tu sei giovane, ma insomma, ci sono i tuoi nipotini, cioè, che loro non so se possono fruire di tutto quello da cui noi siamo partiti. Il discorso dei libri, questo poi è un discorso che amerò fare. Prima voglio mostrare i tuoi quadri, amerò fare con Sabino. Certo, è difficile trasmettere l'amore per i libri in senso proprio anche cartaceo, le edizioni, cioè, per chi oramai parte dal tablet, capito? E dalle videate, le book. Però c'è il profumo della carta. È un concetto diverso. Il piacere di sfogliarlo, loro non ce l'avranno mai. È come in gastronomia, tu vieni da altri sughi, altre squisitezze, non puoi. Questo gli mancherà. Questo manca. Senti, Nina Esposito, ecco, entriamo. Hai dato anche dei quadri, sì. Però cominciamo a vedere appunto delle cose tue, vediamo un po', via via di volta in volta ne parliamo, vediamo Salvatore che cosa ci restituisce. E potremmo cominciare proprio con lo specchio infranto. Vediamo adesso, possiamo cominciare con lo specchio infranto. Ecco. Sì. E che è un quadro importante. È dedicato al tumore del seno, sì. Perché ottobre è stato eletto come mese, la seconda metà di ottobre, diciamo dal 13 sì, in fondo. Sì, dal 13 in poi, soprattutto per il tumore metastatico al seno della donna. E quindi questo è un omaggio anche al dramma della donna, sì. Che anche, oltre che aver avuto già il trauma del tumore al seno, deve aver anche paura che ritorni la metastasi, quindi deve fare i controlli. Certo che c'è oltre esperienza. Che i controlli, le cure che sono le pesanti cure, certo. E che poi non finiscono mai, conosciamo. Finiranno quando muori. Quindi. No, certo. Devi conviverci. Devi conviverci e non è però non è mi piace dire, perché ho esperienze familiari importanti, quindi lo so, insomma, sono informato sui fatti, come si dice, in senso proprio profondo. E so che mi ricordo un famoso chirurgo oncologico, mi dice, ma ormai di tumore al seno il 99%, 2, così non si muore più, però ci vogliono le cure, capito? Lo so. Non è vero, perché ultimamente dopo 20 anni stanno ricominciando con le metastasi, quindi fino a prima dicevano 5 anni, poi hanno spostato a 10. Sì, queste date adesso sono 20 anni, quindi sì. Diciamo è a 20 anni. Magari è già uno una bella sopravvivenza. Sì, uno pensa di esserne uscito e non finisce no, mai. No, non è vero. E sì. Vedete che belli questi occhi che tu hai fatto. Cioè proprio. Gli occhi sono naturalmente un po' chiusi, perché certo. Quando noi chiudiamo gli occhi, come fanno i bambini, quando si mettono la mano davanti agli occhi, è come per cancellare la realtà. Per certo. Dire io la cancello, chiudo gli occhi, chiudo non gli c'è occhi, più. Fermo. Non c'è più, ma non è così. No, certo. Quindi bisogna invece, idealmente, bellissimo il tuo quadro, bisogna aprire gli occhi. Aprirli, però c'è quella fase in cui uno deve chiuderli, deve metabolizzare certo, e poi certo. Deve riaprirli per certo. Vivere. Anzi, brava, però Nina. Siccome le mie opere nascono sì. Sempre con una poesia, sì, da un come un critico poetico, mi disse, certo, la mia poesia certo, visiva, certo. Nascono proprio insieme, abbracciate, se poi posso declamarla questa relativa. Te la ricordi? No, ce l'ho qui. Ah, ce l'hai qui. Allora, breve, bellissima. Declamala, così all'incontro, sì. Almeno perché proprio, la parte diciamo, finale. So. Esprime un po' le prime sensazioni. Sì. Inerte guardava succedersi le ore, i cieli all'alba colorirsi e scolorirsi a sera, finché si fece d'improvviso il sole ombra e l'ombra gelo. Ciega le parve d'essere, errante lungo sponde d'un fiume che non trova foce. Scorrevano di sotto maestose acque che non vedeva e il mormorio credeva ronzio. Viveva quella vita un'altra rasentando, come nel sonno, che quel sonno fosse la vita sua presente. Intorno un grande buio, eppure il cielo era firmamento. Ti stai commuovendo alla fine. Sarà molto bravo Salvatore a passare dal volto tuo al volto della tua, diciamo, in fondo umile eroina.
in un certo senso è molto, molto bello. Ti ringrazio moltissimo. Adesso poi ci torniamo. Quindi, allora, Raffaele Ciminelli, amico caro, lui vive a Roma da molti anni, con la moglie Adelina, cioè, però è genovese, tu sei genovese, e hai percorso anche tutti, hai avuto diversi spostamenti, diverse cose, e l'ho conosciuto con questo suo dolcissimo approdo, ormai nell'età della pensione, eccetera, al mondo della poesia, che forse aveva sempre tenuto in sé, nel suo cuore, eccetera, con queste poesie molto tenere, anche legate, per esempio, a un culto della natura profondo. Lui ha questo libro che si chiama In solitudine, che non vuol dire in spazio solitudine, ma è l'insolitudine, che è un sentimento che adesso poi ci racconterai, che cos'è l'insolitudine. E sottotitolo Poesie scritte nel parco. Lui abita vicino, diciamo, a Piazza Vittorio, e diciamo il Colle Oppio, quindi lui in qualche modo lui spesso frequenta, giustamente, un parco che è pieno di alberi, ma anche di vite, di destini, anche di bambini, di mamme, di forse anche di pensionati come te. E di tutto questo lui fa un culto, ha costruito proprio un canzoniere intero. E le cose più belle sono il racconto nelle varie ore della giornata, come facevano gli impressionisti, di queste piante, ma anche di queste emozioni. E io vorrei che lui ci leggesse, intanto come primo approccio, La sera al parco, poi ci spieghi cosa vuol dire l'insolitudine per te. Beh, l'insolitudine è un neologismo, chiaramente, perché si immagina, e forse è la verità, in tuo i pensionati siano persone solitarie, solinghe o destinati ad esserlo. Invece io, per esperienza personale, ho scoperto che non è affatto vero. L'insolitudine è il contrario della solitudine, o meglio, il sentimento che si prova ad accorgersi di non essere soli, non soli con le persone, non soli con la natura. Ecco, La sera al parco. È bellissimo. Depone la sera silenzi sulle case e l'ultimo volo al parco, l'ultimo cinguettio sa di un addio precoce. L'anima è deserta, come non avesse palpito, come volesse piangere e non potesse lacrimare, d'aver vissuto un pentimento, un ripiegare d'ali in un cantuccio, come volere a sé un bene immeritato. Stupendo. Il bene è a volte anche immeritato, a volte è meritato, ma penso che in queste categorie, lo sappiamo, non dobbiamo mai invocare niente, insomma, ecco. Sì, quando si fa il bilancio di una vita, magari sono di più i rimproveri che uno si fa piuttosto che le lodi. Però questo sentimento, questo pensiero è addirittura rasserenante. C'è sempre un'idea di se è immeritato non ho subito ingiustizia. Vabbè, certo, sì. Ma sai, noi non siamo i migliori giudici della nostra vita. Sto parlando adesso così, in generale, esclusi i presenti. È difficile, in genere, c'è sempre un'idea così, un po', non dico vittimistica, ma quasi, per cui tutti quanti pensiamo di essere i migliori, di avere diritto, di avere subito dei soprusi della vita. E mi piace proprio questo di te, che sei capace di scrivere una poesia d'amore o dolcissima anche sulle proprie ombre, e questo mi piace molto, perché, come fai tu, Nina, con i tuoi quadri, bisogna anche parlare di questo del disvelamento o delle ombre da cui veniamo o del ghiaccio che si scioglie, di tutto questo. In questo senso, ecco, ti prego, facciamo una buffata di leggermi subito questa poesia sulla cara ombra, perché poi voglio parlare con Sabino di certe ombre letterarie. Cara ombra, gentile, lieve, scura, ti adagi sulle cose come fossi un grato dono di frescura. Non so di dove vieni,
con quale intento spegni la luce, ma so quel tuo nascondimento tra le cose, come le amasse penetrando il tuo soffuso ardore che le nega. Forse non sei, forse ciò che credo è il nulla che tu sei, o forse tu mi insegni l'abbandono, il cader quieto nel baratro di un sogno. Beh, molto bello. Ecco, tu hai questo spesso uso e bisogno anche di evocare un sogno. In questo caso è bello anche l'ossimoro che tu hai completato, perché dice il baratro di un sogno, poi c'è il baratro di un incubo. No, ci può essere anche il baratro di un sogno. Si cade dentro un sogno e diventa un baratro, non esci più. Sapete che bello? La poesia è fatta di questo. L'ombra ci riporta alla luce, dalla luce scivoliamo dentro l'ombra, il baratro di un sogno. E credo che il discorso del tuo nascondimento tra le cose, ecco, è questo, tutto nascondersi e uscire dalle cose, tutto il senso della vita. Credo che tu abbia questa saggezza, te lo dico sempre, Raffaele, tu hai la saggezza, tu conosci le asprezze proprio perché conosci la dolcezza e conosci purtroppo la banalità del male, della vita purtroppo e della storia, proprio perché conosci a volte l'irrequietezza del bene, ma anche a volte, come hai detto prima, il bene meritato, che merita, e anche quello immeritato. Insomma, non sappiamo, non riusciamo, capito? Grazie infinite. Allora, io con Sabino parlo sempre lungamente di tante cose, insomma, i voli sono assicurati. Questo suo ultimo libro, che è L'ultimo sorriso di Beatrice, cioè Percorsi letterari da D'Annunzio ai contemporanei. Intanto ti ringrazio per D'Annunzio. Dato D'Annunzio e Nina ebbe un periodo napoletano fondamentale, importantissimo, quindi prima ho visto il tuo collegamento tra Neapolis e Nuova York, come diceva Ruggero Orlando, e devo dire, siamo rimasti in pochi, non dico i dannunziani, ma i cultori di D'Annunzio. D'Annunzio è stato a un certo punto fatto fuori dopo la guerra da un equivoco che fosse chissà perché collegato al ventennio, collegabile al ventennio, che non era neanche vero, perché lui credo che in realtà detestasse Mussolini, però per lui era importante essere mantenuto, che la sua magione molto costosa fosse giustamente mantenuta dallo Stato. E voi non lo sapete, ma quando Mussolini andava a trovare D'Annunzio a Gardone, faceva l'occhietto al suo fido, e salivano su questo MAS, gli faceva fare in motoscafo il giro del lago, gli metteva anche quasi paura, sai, che lui era uno che veniva, insomma, tutto vuol dire ad D'Annunzio, tranne che non avesse coraggio, insomma, ha lasciato un occhio, quasi due, nelle sue gesta aviatorie. Dopo quello che era successo è tornato a volare su Vienna in dei trabiccoli, la beffa di Booker, e parliamo di questo D'Annunzio meno noto, forse, più vero, meno fumettistico, meno banale, perché purtroppo la letteratura italiana, è inutile negarlo, per molti anni a scuola, per colpa della scuola, dei cattivi insegnanti, è stata banalizzata. Pascoli sembrava il poeta degli uccellini, dei cose, le sorelle, le cose, o Valentino vestito di nuovo, cioè, D'Annunzio il poeta delle donne, delle dame, delle sensuali, non era neanche vero. Certo che ha accarezzato anche la fragilità emotiva dei suoi contemporanei, ma D'Annunzio è un poeta che ha scritto dei libri, Il Notturno è un capolavoro, un libro che è più moderno di tanta prosa lirica attuale, ha scritto Le faville del Maio, che sono un incanto, Il compagno dagli occhi senza cigli, insomma, a parte che poi Il piacere, che è andato tanto di moda, è un perfetto, una perfetta indagine sulla società di allora, quindi insomma voglio dire di che cosa stiamo parlando, e tutte cose vissute in prima persona, e poi il grande poeta, il grande affabulatore della parola, quindi non scherziamo su queste cose. Con Sabino riusciamo a parlare di D'Annunzio, il mito,
del Belli di, o anche dei poeti contemporanei, Luzzi, Quasimodo, la qualità di Bassani, poeta e narratore, eccetera, eccetera. Ma riusciamo anche a riconquistarci, o meglio, ricordare dei poeti, dei grandi autori che il Novecento ha un po' dimenticato strada facendo. Non perché non si sapesse chi erano, nessuno non sapeva il valore di Margherita Guidacci o la qualità di Biagio Amarniti o di Cristina Campo, però purtroppo anche lì editorialmente c'è chi ha più fortuna e chi meno. Cristina Campo, quando è arrivata ad Adelphi, è diventata imperdonabile, tutti la conoscevano. Mentre altre situazioni, capito, si perdono, nessuno legge più Elio Fiore, nessuno legge più certamente la Guidacci, che è stata una grande poetessa cattolica, tra l'altro anche una grande anglista, ne abbiamo conosciuta bene. Ma tra poesia e prosa, appunto, la ferita nell'essere un atomo di verità, non c'è più confine. Questa è la cosa che mi affascina sempre. Come lui ha la capacità, parlando di poesia o anche con la sua, di romanzare la ferita del possibile, le ferite del possibile. E invece, affidandosi alla prosa, o anche alla prosa critica, ecco, esce fuori l'anatomia del Gattopardo. Tomasi di Lampedusa è un autore cardine per lui, ma anche tirar fuori di nuovo Silone, Testori, Santucci, ancora il rapporto tra Borges e Dante. Borges, tra le altre cose, è stato un grande innamorato di Dante, non dico dantista, ma quasi, insomma. Quindi quest'ultimo Sorriso di Beatrice. Allora io chiedo, dovevo per forza farti una presentazione lunga perché sono tanti i tuoi temi e tante le tue sfaccettature. Chiedo a Sabino: qual è l'ultimo Sorriso di Beatrice e che cos'è e cosa significa per noi continuare a tener fede a quest'ultimo Sorriso di Beatrice? Io sentivo... Poi vediamo le foto, le Beatrici di Nina, capito? Sentivo l'altra sera a Sul, dalla rubrica di una nota TV cattolica, sì. C'era Ferroni che diceva gli ultimi canti del paradiso. L'ultimo Sorriso di Beatrice nel 31esimo canto è un passaggio centrale, dal 30esimo al 33esimo del paradiso Dante dà il meglio di sé. Ed è anche il canto in cui si esprime il limite della letteratura nei confronti del divino. Quindi c'è un limite, finché non c'è un limite, qual è il limite della letteratura? La letteratura nei confronti del divino, attenzione. Io credo che il limite importante della letteratura sia la ricerca della verità. Cioè, una letteratura per me, e l'ho detto nell'introduzione pessima che ho scritto di corsa perché avrei voluto che la scrivesse Cavalleri, l'ho scritta io, la letteratura è proprio questa ricerca della verità. In questa società internettiana la verità si è confusa con qualche cos'altro e quindi bisogna ritornare a chiedersi che cosa cerca la letteratura. Cerca la verità, non ci arriverà mai la verità. C'è un passaggio come importante Dante della tua prefazione. Certo. Cioè, Kafka, che è un autore che tu ami molto, accusa Oscar Wilde di giocare con la verità. Aggiungo, e Italo Calvino non apprezza la eccessiva teatralità di Pessoa, secondo il ricordo di Citati, che lamenta la mancanza del nome di Pessoa nelle edizioni americane. Ogni grande autore ha anche ai suoi affetti, anche ai suoi... E poi vorrei aggiungere questo, perché è un tema centrale del tuo libro. A proposito della verità, c'è una linea che da Sirone porta a Sciascia. Ecco, spiegami un po', perché sono due autori che hanno cercato per tutta la vita la verità. Cioè, Sirone, l'uscita di sicurezza, ragazzi, in un periodo difficile, è stato anche un rischio personale, eccetera. Poi durante il fascismo, tutto il discorso, il Fontamara, il Patimento, l'Ovra, tutte cose che sappiamo adesso ci portano lontano. E Sciascia, che tutta la vita ha cercato, proprio con i suoi racconti filosofici, di raccontare la mafia anche a chi non la conosceva, lui veniva dalla Sicilia, eccetera, che poi alla fine la fermorò, eccetera, ha dovuto trovare, ha dato fastidio, diciamolo pure, a destra e a manca, ecco, ha dovuto trovare, se non ricordo male, nell'Alveo Radicale, poi alla fine un'attenzione, perché era un uomo molto libero. Io riconosco in te questa stessa libertà anche nella critica,
nella qualità tua narrativa, ma anche nella critica saggistica. Quindi mi spieghi qual è questa linea della verità? Questa linea della verità, io credo di aver citato Raffermolo si chiama così perché l'hanno pubblicato prima i francesi e poi gli italiani, certo, noi siamo proprio vergognosi da questo punto di vista. Certo. Io l'altro giorno chiedevo in libreria quale che sia il valore della poesia della Gluck, un libro della Gluck, non ce n'è uno, la Feltrinelli, Li stanno chiedendo. L'ultimo premio Nobel della letteratura, Louise Gluck, autrice americana dagli anni 70 in poi, praticamente non c'è un libro, per sbaglio ne ha fatto uno, credo un libraio napoletano, non c'è niente di preciso, segno comunque, Sabino, qui esclusi i presenti, segno che la critica non fa il suo lavoro, perché il fatto che diano dei premi Nobel a persone che in Italia, che si fanno altro che pubblicare i libri, non sia stata neanche tradotta bene, è una cosa che, insomma, lascia che pensare, no? Fa un po' scadere il premio. Volevo solo dire questo, concludendo. Il titolo della seconda sezione, Un atomo di verità, non è un titolo di un libro di Sciascia, è il titolo di una lettera di Moro, certo, in cui Moro scrive a Misasi, al suo amico Misasi, sì, che aveva scelto come suo avvocato difensore, che Misasi era una persona di grande intelligenza, che quindi l'avvocato lo sapeva fare bene. Pubblica istruzione, anche sì. Dice, io preferisco perdere 1 milione di voti che rinunziare a un atomo di verità. Questo è bellissimo. Questa è una frase bellissima che chiaramente mi ha commosso, perché credo che il critico debba fare questo. Mi piace molto nella tua ultima estate di Moro. 1 milione di lettori piuttosto che rinunziare a un atomo. Certo. Bernanò, diceva Carlo Bonni nell'introduzione, fa la stessa cosa. Certo. Ora, non è questo un discorso cattolico o non cattolico, non c'entra niente, sono fesserie. Certo. È un disco a Sciascia, è tutt'altro che un cattolico, è spunto dall'affermare tutti i riferimenti di Moro al cattolicesimo, quindi non mi vengano a prendere in giro dicendo questo. Beh, anche la Pasolini ricerca della verità, modo cercava sempre la verità, Pasolini, anche il grande Pasolini, che viene citato ad inizio dell'affermoro, perché là si comincia e là si finisce, non è un caso il famoso discorso delle lucciole, non è un caso che... Il discorso del palazzo, io so, ma il palazzo, io so, però l'hanno fatto fuori. Parliamo degli scritti corsari, perché sapeva, quindi non lo poteva dire, ma l'hanno fatto fuori lo stesso. Ci torneremo quando poi arriva poi Sabino. Questo è un discorso soggettivo, perché aperto. Il fratello di Moro non è riuscito a dimostrare neanche questo, però il discorso della verità da Pilato, cos'è la verità, fino da Pilato. A Pirandello, così esse vi pare, insomma è sempre relativistico, però la verità c'è la verità, insomma si sa qual è la verità, e anche noi sappiamo qual è la nostra verità, perché a volte, non dico qui noi, scusi presenti, ma si finge di non sapere bene, ma noi ci guardiamo nello specchio e noi sappiamo qual è la verità, e vabbè, io ti ringrazio immensamente. Volevo chiedere a Paolo, a Luca scusa, un attimo, un'altra poesia di queste nuove, che hai messo anche nella tua sortita, diciamo, antologica, no? Sì. Mi piacciono queste amorose, io vorrei che tu, intanto diciamo brevemente, sei romano, classe 79, maturità artistica, e questo è importante perché tu hai cominciato come disegnatore d'arredamento, quindi mi piace anche, prima dicevo, il discorso che poi tra poesia e gusto estetico non c'è confine, anzi hai lavorato come arredatore. Sì, come ristrutturatore anche, Allora io ti chiedo, prima hai giocato sul è molto carino, sul corso di computer, eccetera, c'è anche questa sul coronavirus, però insomma, adesso, no, torniamo invece alla verità amorosa, la verità del nostro cuore. C'è una famosa frase di Manzoni che Sabino forse conosce, dice, ha il cuore, che ne sa il cuore? Forse appena un poco di quello che gli è appena accaduto. Sì. Il cuore però lo sa, e allora tu mi devi leggere una dopo l'altra queste due poesie. Se quel giorno verrà e il tuo nome. Sono proprio due liriche, due poesie d'amore, viva Dio, insomma, come una volta. Allora, se quel giorno verrà,
Se quel giorno verrà, ti stringerò la mano e correrò con te nella via del mare. Ti guarderò negli occhi e piangerò d'amore. Ricordando i giorni che soffrivo per te, quando tu dicevi di non amarmi più. Se quel giorno verrà, correrò incontro a te e ti stringerò sul cuore e rimarrò per sempre con te. Bello. E la seconda? Sì, poi. Il tuo nome. Amore, ho scritto il tuo nome sulla riva del mare, ma un'onda se l'è preso sempre con sé. Amore, ho scritto il tuo nome sulle mie labbra, il mio cuore se l'è preso sempre con sé. È sempre questo, è vero che si dice la rima fiore, cuore, amore, e però è vero, cioè quando poi ritorna e la senti, perché certo che queste sono poesie che ti sono state ispirate da, sì, certo, come ditta dentro, cioè, e ritorni a questo arcano, e di questo ti ringrazio. Continui a scrivere queste poesie? Sì, anche quella lì, Gli ultimi istanti, è sempre sull'amore. Certo. Questa magari la leggiamo dopo. Perché c'è una freschezza, devo dire, adesso non stiamo a fare le classifiche, eccetera. C'è una freschezza che ti riconosco. Cioè, sento che in quel momento c'è uno smarrimento, capito? Sì. Perché non si può scrivere una poesia d'amore se tu non ci credi all'amore, se sei scettico nei confronti dell'amore. Come Raffaele Ciminelli non potrebbe scrivere una poesia sulla natura, sugli alberi, su queste luci, se non fosse veramente innamorato. Cioè tu vai lì come un fedele, entra in chiesa, tu entri nel parco, lo stesso Nina con le sue donne. Io sento che quando Luca Romano scrive queste poesie d'amore, sento che c'è anche un filo di ingenuità, se vuoi, no? Io scriverò il tuo nome. E noi dobbiamo sempre scrivere il nome. I cantanti degli anni 60 dicevano sulla sabbia, ho scritto il nome sulla sabbia, nel vento, però è vero, perché sì, il nome dell'amore lo scriviamo sempre in un qualche cosa di labile, però come mai quando l'amore è vero non va mai via? Come mai? È vero? Sì. Diciamo quasi tutte le poesie sono scritte sullo stesso tema, ecco, un tema ricorrente su quasi tutte. Perché... Non credere, perché un vero artista, per paradosso, scrive sempre la stessa poesia, è sempre, non dico monotematico, non credere, perché è vero che poi, cioè, i romanzieri, ma il poeta poi alla fine suona sempre la stessa corda, non credere, perché è quella la sua, il suo leitmotiv, insomma, capito? Sì. La sua... E io vorrei, mi fai questo favore, devo parlare adesso dei quadri di Nina, delle donne di Nina. Io credo che se tu mi leggi Le rose di dicembre, mi fai un grosso favore. Sono due quartine inattaccabili, inoppugnabili. Se me le leggi... Mi... Se lo leggi tu comunque peggio. No, leggi, no, la voce è quella tua, dai. Perché sei pronta così a far vedere le tue donne. Se ti perdo, con te tutto ho perduto, in nessuna ritrovo il tuo sorriso. Tu sei la benedetta tra le donne, senza di te non esiste altro amore. Tutto mi manca quando tu mi manchi, ogni umana celeste compagnia. Io non voglio guarire, io solo cerco per me le rose di maggio in dicembre. Per gli endecasillabi, sentite proprio la cadenza. Allora, parlami di queste tue rose di ogni mese, anche di maggio e dicembre. Siamo ad ottobre, ma insomma. Quando faccio le mostre vado io e le mie ragazze. Certo. Sì, preferisco volti femminili perché credo che il volto di una donna sia più plastico e meno condizionato fin dalla fanciullezza da reprimere le emozioni, perché mentre un maschietto viene più castrato, sì, fai l'ometto, educato ad essere forte, sì, forte, l'uomo che non deve chiedere mai, tutte queste stupidaggini. Sì. Sì, invece noi donne siamo, ecco, almeno questo, siamo lasciate più libere di mostrare le nostre emozioni. Questo sì. E sì, il corpo è bello, il corpo sia maschile che femminile, il corpo è bello, però io credo che un'emozione, più che col corpo, passi con gli occhi, certo, con lo sguardo, sulle labbra, con le labbra. Certo. Quindi i miei volti sono un po', incigantiscono questi particolari per cogliere l'emozione, certo, quel lampo è una bella, che guarda, passa guarda questa occhi. Inquadratura di Salvatore, che sì, bella, che bello, laggiù sì, si vede, vabbè, la cupola,
Sì. La prima donna in primo piano di cui ci hai parlato, questa era giù. Sì. In genere sono volti femminili, ci sono anche dei maschi, però. Sì, sì, sì. Volti, perché reputo il volto la cosa più importante. Certo. Uno particolare forse è quello Enigma. Allora, andiamo, no, cominciamo con questo. Con questo vogliamo cominciare? Sì, sì, va sì, bene. Questo qui, colori un po' freddi, sì. Però il celeste è anche il colore della, della giovinezza, del candore, certo. Perché sono toni molto chiari. Sì. Il titolo è New York Neapolis. Se Salvatore lo allarga un po' e fa vedere bene il Vesuvio laggiù, sì, c'è la proprio sirena. La sagoma del Vesuvio, ecco. Il mio titolo è un po' vertumulleriano, come sempre, dove non arrivano le ombre della notte, fioriscono i sogni. Perché vedi, farlo vedere, c'è una specie di sirena, sì. Poi c'era giù il golfo di Napoli. C'è la vecchia città, Neapolis sì, che sì, però sì. È la città nuova dell'antichità, e certo. New York, sì. Che è la Neapolis, città nuova moderna. Sì, certo. Stanno sullo stesso parallelo, la baia di Napoli e la baia di New York. Questa è una cosa che molti non sanno, in effetti sì, lo stesso parallelo. Stanno identico. Sullo stesso parallelo. Sì, sì, sì. Forse qualcosa vorrà dire, vabbè. L'hanno fatto apposta, non lo so. No, non abbiamo lo so. tante cose. Ma sai che poi Nuova York in realtà all'inizio era più olandese, no? Sì. Lo sai che all'inizio era come, tipo Nuova Amsterdam, insomma, capito? Era... Però ecco, diciamo che qui, soprattutto in questo periodo di Covid con quarantena, dove è tutto bloccato, sì. I viaggi, è bloccato anche il sogno, perché l'America è il sogno per eccellenza. Sì. Quindi andare in America, New York, la Grande Mela, sì. È proprio, diciamo, la negazione del sogno in questo periodo. Ed ecco questo disfacimento del sogno, questo liquefarsi. Ecco, ecco, guarda che bello. E delle questa... unghie, così, il colore che cola. Perché si sta disfacendo. Si sta un po' volando. Sì. Il sogno. Sì. Da Napoli partivano veramente, partiva o bastimento per realizzare i loro sogni. Mamma mia, dammi 100 lire che in America voglio andare. Veramente partiva da lì. E quello che vuole anche sottolineare, ecco, diciamo una cosa un po' immaginaria, essendo così facendo un viale, 6 ore che ci separano da New York a sì, Napoli, sì, sì, sì. Potremmo andare senza incontrare la notte, andiamo col giorno e torniamo, certo, col giorno. Certo. È il gioco quindi, dei fusi. Che, certo. Dove non c'è la notte possono fiorire i sogni. Bello, bello. Poi c'è quell'altro che pure è molto particolare. Vediamone un altro. Sì. Quello, l'enigma. Vediamo adesso Salvatore lo sta per... Comunque certo, questi volti di donna che contengono tutto. Contengono sì, l'attesa, sì. La certezza, anche vorrei dire, riprendendo Sabino, la verità, sì. Che la donna ha un forte senso di verità, non è vero, ci sarà pure qualche donna ipocrita, sì. Perché, guarda questo viso è... enigma, è la un tecnica enigma. È fatta con, diciamo, lo sfumato, cioè il tutto primo sfumato, piano sì. Che è fatto regolare, sì. E poi il secondo piano che è sfumato, tutto sfumato si vede, per far focalizzare l'attenzione. Sempre un paesaggio marino, no? Paesaggio marino, quella costiera, che cos'è? C'è un, no, in realtà, un riferimento vero? Avevo o fatto no? un Vesuvio, però poi l'ho un po' cambiato per renderlo più universale, okay. Quindi più così, una spiaggia. È un Vesuvio dei after, perché speriamo che non diventi così. No, speriamo di no. Il mio amico Salvatore, poi, che è di Procida, speriamo che non ci siano dei cambi, delle scogliere. In primo piano questa tombola, che poi è legata un po' a Napoli, sì. La vita è così, è un gioco a tombola, sono così, numeri all'otto. Arriva, è un gioco all'otto, è così. In questo, ce li giochiamo, eh? Perché no? In questo quadro particolare c'è una poesia, se posso la leggo, era proprio per il Covid. Sì, sì, leggila. Questo enigma, ecco, sì, da così quarantena. Poi dopo leggo anche la poesia di Luca Romano sul Covid-19, alias, che si chiama Smart, cioè SARS-2, coronavirus, ognuno ha le sue sigle, vai. Si risvegliò la vita in un unico sole, nel vuoto silenzioso fiorivano le ore, la polvere come sempre riposava sui divani, vecchie scenografie crollavano, aprivano altri domani, si frantumarono rughe nelle mani. Il sole dentro il cuore, la neve sui gradini, ci nascondemmo furtivi dentro nuove vite. Rinchiusi nelle case, di veli si velò il presente e di veli velammo anche il passato. Bui divennero i passi di domani. Da dietro la finestra il mondo ascoltavamo, com'era immenso l'immenso sentivamo. In pochi giorni si fecero pulite le acque dei canali, si abbeverarono anatre dentro le fontane, lepri e daini occuparono giardini, a riva tornarono i delfini. Demo commiato all'odio, forse anche all'inganno, ma non bastò a rivedere cicatrici sotto il sangue. La notte nella notte si fermò. Vita, ti chiedo adesso, compagna di vita cui vita debba, dov'è che andremo? Quale destino riservi a questo uomo alieno, privato di baci, abbracci, carezze, contatti?
lasciata per strada ogni emozione, chimera intrappolata nel tremulo riflesso di una lente, diventerà racconto, effimera canzone. Ti ringrazio, ci fai capire che per te fluttuavano queste parole mentre anche immaginavi sì. La scena, e devo dire che questa donna più la guardi attraverso queste lenti e più, perché quella di destra sono quasi dissimili una dall'altra, sì. No? Capito? Sì. Quella di destra è più sognante, l'altra che è più ravvicinata, non c'è sì. Questo effetto. Lo sguardo è più carico. Sì, più netto, più anche netto, sì. Forte, capito? L'altra è più. Chi lo sa, forse sono le due metà della stessa cosa, bravo, della stessa sì, persona, sì. Ombra luce. Vabbè, ti ringrazio, dai. Allora, torniamo con il nostro bravo Raffaele Ciminelli. Di cui abbiamo letto, abbiamo insomma, visto la qualità poetica, anche con degli inediti direi molto, 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 molto intriganti. Io vorrei accennare soltanto al romanzo Angelo Rosso, che è un romanzo in cui ho creduto, e quest'idea, no, puoi sintetizzarla, e quest'idea così di un recupero attraverso la quotidianità anche più misteriosa. Tu prima parlavi della cabala, dell'enigma, e tu riesci a rivivere in parte frammenti di storia italiana e anche del terrorismo attraverso degli strani enigmi, delle strane cabale dei nostri angeli custodi, insomma, ecco, dillo un po', spiegalo un po' cosa è successo. Sì, Angelo Rosso si muove su due piani, il piano di quella che io ritengo essere una realtà apparente e che è quella che viviamo noi o crediamo di vivere, e quello è il piano della realtà reale, quella in cui dialogano gli angeli. Certo. Quindi sul piano della realtà apparente si svolge una vicenda ambientata negli anni 70, c'è un terrorista che mette una bomba nell'industria dove lavora e muore tra gli altri il suo rivale in amore. Il rivale in amore, certo. E successivamente c'è sì. Una vicenda che io non dire tutto, non lascia, dico perché lascia sennò nessuno legge il gusto di... Però c'è questo. Però poi c'è il dialogo tra gli angeli protettori dei due personaggi principali, ecco, Angelo Rosso, che diciamo è rosso perché il terrorista... Di fede politica, e Angelo Bianco, che è l'angelo protettore della vittima. E qui si svolge un dialogo piuttosto serrato, un po' ironico, un po' sul serio, un po' no, tra i due angeli che affrontano un tema che la filosofia moderna sta riaffrontando, la metafisica. Nel Novecento chi parlava dell'aldilà era come filosofo squalificato, e invece, cito per tutti, Emanuele Severino ha riproposto un tema assolutamente essenziale per me, secondo me, per la filosofia. Certo. Non necessariamente si deve credere a un al di là, ma è impossibile censurare il pensiero e figurare che questa ipotesi non venga nemmeno presa in considerazione. Perfetto. Ecco. Perfetto. Questo no, è Angelo Rosso. No, sì, lasciamo questo gusto così molto, che è sempre permanente nei tuoi, io conosco anche altri romanzi, eccetera. È molto intrigante perché in qualche modo, fedele come tu sei alla realtà, e lo sei anche poeticamente, eccetera, lasci trasparire, non dico un'altra verità, un'altra parte segreta o inesplicata, inespressa o incognita, che è quella più fascinosa. E io vorrei, proprio adesso poi, tanto mancano una dozzina di minuti, quindi abbiamo tempo per due interventi, vorrei, tu che sei così attento anche al linguaggio e alla sensibilità del bambino, hai scritto diversi libri per i bambini, io vorrei, perché mi dai una grande gioia, che tu mi leggessi
Il cavallino, che è una delle tue cose migliori. E spiegami che cos'è questo cavallino, il cavallino delle giostre, insomma, diciamo. Sì, io amo molto il mondo dei bambini. Meno male. Perché non, forse perché non ho avuto figli, però ho avuto un nipote. Anche... E quindi mi ricordo la gioia mia quando ci portavano alle giostre. Alle giostre ci sono ancora. E la fedeltà a un periodo tuo infantile. Le giostre ci sono ancora. Sì. E allora il gioco del bimbo alle volte è rivelatore. Sì. Quindi io ho scritto il cavallino. Vai. Ambigua è la scena, infedele lo specchio, la strada si biforca. Non ti stupire se ancora vaghi traballando in pena alla ricerca di un senso. Hai sprecato i tuoi anni nella falsa credenza che tutto sia immoto, raggiungibile. Lo vedi? Il cavallino della giostra finge di avanzare e fin da bambino ti insegna un circolo infinito. Bello, questa idea dell'infinito, di questo di questa circolarità che ci salva, ci comprende. E per paradosso, questo è un concetto importante anche voglio dire, nella letteratura di ogni mondo e paese, di ogni epoca, la fedeltà a questa purezza infantile che probabilmente tu hai avuto, cioè, ci garantisce un'immunità, lasciamelo dire, adesso si sta parlando tanto di un'immunità anche da adulti, capito? Perché si sente molto, io lo sento molto, l'adulto, anche artista, che non ha, tu sei una psicologa, che non ha, non dico fiducia, non ha rispetto o non ha amore per quell'alveo infantile. Capito? Per quel periodo che per alcuni è anche di patimento, non è detto che sia un periodo spensierato, per molti è stato anzi la nascita, la genesi di tutti i travagli dei grandi, molti dei problemi nevrotici, annidano proprio in quei periodi. Di questo ti ringrazio. Allora, non mancano molti minuti, vorrei chiudere, fare gli ultimi interventi. E cominciamo con Sabino, tu poi leggerai la poesia sul coronavirus, perché hai visto che ricorre sempre. E volevo chiederti, questo libro che ho letto e riletto, perché così si leggono questi libri qui di saggi, saltabeccando anche in un certo senso, andando, cioè oggi voglio leggere di Corrado Alvaro, un grande autore che qualcuno chissà perché si è dimenticato, e domani recuperi, magari, non lo so, insomma, la Cristina Campo, Bassani, tutti autori importanti per te. Volevo chiederti quali sono veramente gli autori, tu sei esperto di molti narratori, poeti, quali sono gli autori che per te sono sempre una certezza, da cui non ti disgiungi mai? Parlo degli autori italiani, do per scontato Kafka, di cui ci si è occupato tantissimo, parlo proprio di questo Novecento da cui veniamo, ecco, anche se voi arriviamo all'Ottocento, ma il problema non è certo Leopardi, Manzoni, Foscolo, sono nelle nostre radici. Questo Novecento cosa ci ha insegnato? Perché l'hanno già messo in liquidazione il Novecento, insomma, non sono neanche sicuro che ancora siano letti i grandi romanzieri del Novecento. Cosa è successo? Cosa invece da insegnante, ex insegnante, da professore, cosa consigli ancora di leggere ai ragazzi di oggi? Io, al di là di quello che era la persona umana, ricordo brevemente un aneddoto. Quando D'Annunzio mandò la contemplazione della morte, certo, alla madre con tanto di dedica, disse: caro figlio, sono contento che mi hai mandato il tuo libro, la dedica e tutto, però sarei stato più contento se mi avessi mandato un poco di soldi, tanto necessario. Certo. Quindi chiaramente conosceva il personaggio. Certo. D'Annunzio non era un uomo gradevole, no. Era una persona sgradevolissima anche con le donne. Sì. Però è un grande poeta e quindi direi che non si può parlare della poesia del Novecento senza parlare d'Annunzio. Tra l'altro tu hai citato La contemplazione della morte, che è un grande, un piccolo grande libro di D'Annunzio, ed è l'incontro con Pascoli,
questo è molto importante. L'incontro con Pascoli, l'incontro con Pascoli. Ed è, ha delle pagine strepitose, perché sono questi due, come dire, dioscuri, uguali e contrari, eccetera, così diverse, e però sono stati due grandi poeti della nostra, che hanno spalancato la nostra modernità, tutti, chi in un modo che nell'altro, insomma. Altro autore per quanto riguarda la prosa, Cristina Campo la definiva giustamente un imperdonabile, è Giuseppe Tomasi Lampedusa. Io ricordo, mi sono laureato con Sapegno, mi ha seguito a Sorosa, che a Sorosa in una polemica se ne uscì a dire: dovrei rileggerlo del Gattopardo. La Sorosa l'aveva letto anche 100 volte, certo, il Gattopardo. Chiaro. Però c'è un discorso di malafede nei confronti del Gattopardo, che noi italiani abbiamo pagato, tant'è vero che gli stranieri ce l'hanno ripetuto 2000 certo. volte, però noi italiani abbiamo cominciato da Moravia, abbiamo trovato un pregiudizio nei confronti di questo grande libro, di questo autore che era Tomasi Lampedusa. Ha messo in gioco anche se stesso e tutta un'idea anche di risorgimento. Ha messo in gioco se stesso, ha messo in gioco. Ora, tutto deve cambiare perché tutto resti uguale, che poi è l'Italia. Perché so che senso ha dire come succede adesso? Perché stiamo continuando su questa strada. Ah, ma se fosse sopravvissuto, si vede dal primo capitolo del Mattino di un Mezzato, avrebbe scritto chissà quali porcherie Tomasi Lampedusa. Ci ha lasciato un grande libro e ci ha lasciato dei racconti, Ligea in particolare, che sono straordinari. Allora, abbiamo pochi minuti, quindi dobbiamo chiudere così con due brevi poesie. Luca, intanto preparane una tua breve, se vuoi te la scelgo io, e intanto volevo anche che Raffaele ce ne leggesse una, lasciando stare gli inediti, gli angeli rossi e di tutti i colori, leggendone una sola, perché secondo me è una delle cose tue più belle, è L'ombra della gioia. È quella sta lì del coronavirus. Ah no. L'ombra della gioia. Una grigia, immobile luce, ha placato i pini, i cipressi, inchinati nel giardino. Non più il vento all'amore, i colori sfacciati del desiderio, l'arrogante violenza di un sole tra i rami. Come somiglia a una pacata attesa il nostro tempo, cui irride lo svagato tubare dei colombi, il loro cibarsi di noia. È sospeso il nostro aversi e per non spegnere l'anima ci ha visitato l'ombra della gioia. Bello, l'ombra della gioia, è proprio un ossimoro. E allora chiudiamo anche io vorrei fare una cosa, chiedo a Salvatore se mi può mandare in onda un quadro di Nina e la tua poesia amorosa, come se idealmente fosse dedicato a lei. Questo qui, il quadro con io chiamo con tutte le... Dietro la persiana. Ecco, ecco, hai trovato il quadro, dedicale questa poesia, perché era lei, vai. Mi sento solo, infelice, vorrei tutto, ma non so cosa. Tutti i sogni più belli, oggi sono svaniti nel nulla. Nel buio intenso, eppure c'è una cosa che voglio, ma so che non potrò mai averla e soffro sempre più. È tardi ormai, ho sbagliato, lo so, nel pensare solamente a qualcuno che ora forse non sa nemmeno che esisto, ma il mio cuore porterà soltanto un nome e le mie labbra pronunceranno solamente quello, perché so che non potrei mai amare nessuno come ho amato lei. Perché in lei c'erano tutte le mie speranze e i sogni più belli, ma lei oggi li ha distrutti con un semplice sguardo, con un semplice sorriso verso qualcuno che la farà ancora soffrire. Sono poesie idealmente dedicate a queste bellissime donne, fanciulle, signore di Nina Esposito. Io vi saluto, il tempo è finito ed è volato, quindi è buon segno. Ringrazio Nina Esposito di Casal di Principe, casertana, e ringrazio profondamente Luca Romano per la tua semplicità, per la tua dolcezza che è un valore assoluto, e i miei amici Raffaele Ciminelli con le tue gioie adombrate e Sabino Caronia, che è un grande amico, un caro amico,
è un grande poeta e interprete della poesia, con tutte le ferite del possibile.